Ciao, oggi vi propongo delle crespelle farcite con formaggi e besciamella. Iniziamo con la preparazione delle crespelle rompendo due uova. Aggiungiamo 300 ml di latte. E piano piano uniamo 150 g di farina. In questo caso non aggiungo sale all'impasto perché metterò anche del gorgonzola che è già salato e saporito di suo. L'impasto è pronto, non deve essere liquido ma neanche tanto spesso. E procediamo alla cottura. Aggiungiamo la padella. Mettiamo un po' di impasto a cuocere. Procediamo per la preparazione della besciamella. Ci servono 50 g circa di burro che facciamo fondere, 50 g di farina, un po' di sale, noce moscata e 1 litro di latte che ho già messo a scaldare. Allora, quando è di questa consistenza l'impasto, aggiungiamo un po' di sale al latte, la cannella, scusate, la noce moscata. Andiamo a versare il latte caldo dentro la pentola con il burro e la farina. Come potete vedere, la consistenza della besciamella deve essere questa. Non c'è stato neanche più bisogno di rimetterla sul fuoco perché se portate a ebollizione il latte si fa da sola. Cominciamo ad assemblare le nostre crepe. Mettiamo un po' di gorgonzola. Un po' di brie. E aggiungiamo un po' di besciamella. Stessa cosa facciamo nel fondo del nostro contenitore, del nostro. Le chiudiamo a portafoglio per fare in modo che non butti fuori il ripieno. Copriamo con un po' di besciamella, un po' di
parmigiano reggiano per la gratinatura, lo mettiamo in forno preriscaldato a 180 per circa 10 minuti. Questo è il risultato finale. Alla fine dei nostri 10 minuti, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e mandate un bel like. Ciao a tutti. Il tempio di Antala, stile un passo avanti.